sembrare strano voler aprire questo video che riguarda il tempo del Natale con l'immagine del volto di Cristo risorto che appare ai due discepoli di Emmaus. C'è una relazione tra resurrezione e natività, certamente, ma attraverso un legame, un anello che può sembrare ancora più strano, cioè quello della croce. In realtà il legame è molto stretto, ma non siamo abituati a pensarvi. Nei presepi noi guardiamo subito al bambinello Gesù, ai sentimenti di tenerezza e commozione della notte santa, a Maria che tiene in braccio il bambino, San Giuseppe in adorazione, il pastore alla visita, poi con l'Epifania i magi che vanno a rendere omaggio al Re dei Re e via dicendo. Ma il senso della croce si trova anche in relazione proprio alla Natività e viceversa. La Natività acquista senso in ordine alla croce e poi alla resurrezione di Cristo. C'è una pericope che ci aiuta a capire questo, appunto quella dei discepoli di Emmaus. Ve la riassumo brevemente, passando attraverso alcune parole particolarmente significative. Dei due discepoli si dice i loro occhi erano incapaci di riconoscerli allorché lui si avvicinò ad essi. E Gesù chiese loro: che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino? E loro restano stupiti. Come? Quest'uomo non sa cosa sia successo al maestro Gesù? E loro gli esprimono, gli raccontano tutta la loro ambascia, la loro sofferenza e quanto era accaduto, come i sommi sacerdoti lo avevano consegnato per farlo condannare a morte e poi crocifiggerlo. In più, dopo tutto quello che era successo, alcune donne avevano sconvolto questi uomini perché avevano detto di aver visto un'apparizione di angeli che affermavano che Gesù era risorto. E quindi questi due giovani non sapevano più cosa pensare, tanto più che altri due discepoli, sottinteso Pietro e Giovanni, si erano recati al sepolcro, avevano trovato il sepolcro vuoto, ma non l'avevano visto. E allora Gesù, cominciando da Mosè, passò in rassegna le scritture per tutto quanto lo riguardava. E a un certo punto, giunti vicino a casa loro, ormai si faceva ora tarda, i discepoli insistono perché lui entri e si fermi. E quando è a tavola con loro, il gesto fondamentale, prende il pane, rende grazie su di esso, lo spezza, lo dà a loro. In quel momento si aprono i loro occhi e lo riconoscono. E dopo, come lui scompare da loro, viene in mente, ma non ci aveva forse il cuore nel petto mentre egli parlava con noi, quando ci spiegava le scritture? E a quel punto lasciano tutto e partono senza indugio. E però questa narrazione, possiamo chiedere, in che senso è in relazione con la nascita? Allora credo che ci potranno aiutare alcuni dipinti molto famosi che sicuramente già conoscete. Il primo che propongo è Lorenzo Lotto, 1523, una splendida natività, nella quale vediamo il classico gesto di adorazione devota di San Giuseppe, custode di Gesù e di Maria che incrocia le proprie braccia sul petto a custodire il cuore e a meditare nel suo cuore il mistero dell'incarnazione che adesso le si fa visibile e tangibile. In alto gli angeli che cantano, vedete uno spartito musicale, la gloria di Dio e la sua umiltà e santa povertà. Ma sullo sfondo, sotto un arco scuro, il crocifisso. Siamo nel 1523, siamo alla fine del Rinascimento. E facendo un salto di 200-250 anni, ci troviamo davanti a un affresco di Giotto, in particolare della Natività, nella Cappella Scrovegni.
Maria china su Gesù, contempla il volto e attorno al capo di Gesù vediamo il nimbo, l'aureola, segnato dalla croce, dal braccio orizzontale e dal braccio verticale. E se potessimo vedere meglio il particolare dell'asinello, vedremmo che è un asinello crociato con la linea grigia della criniera e l'altra verticale che incrocia la prima orizzontale. Il segno della croce due volte riportato qua, mentre la levatrice passa il bambino alla Madonna e la Madonna lo riceve e col bambino riceve il segno della croce che adomberà tutta la sua vita e un giorno la illuminerà. Contemporanea all'affresco di Giotto, la tavola di Duccio di Buoninsegna della Madonna col bambino e sei angeli adoranti. Anche qui abbiamo una Madonna che presenta il bambino ai devoti e intorno al capo il nimbo con la croce. A poco più di metà strada tra Giotto e Duccio da una parte e Lorenzo Lotto dall'altra, il beato angelico in una formella dell'armadio degli argenti nel Museo di San Marco a Firenze, in questa natività, mostra il bambino ancora col nimbo segnato dalla croce, questa volta una croce colorata di rosso, colorata del suo sangue. E non dimentichiamo che i magi portarono oro, incenso e mirra, e la mirra era l'unguento che presagiva la morte del Cristo uomo. Quindi, fin dall'inizio, la Natività è vista in ordine alla salvezza. Gesù si fa carne perché, divenendo l'uomo, prende su di sé il peccato, se ne fa carico, nei confronti di tutta l'umanità del suo tempo presente, del tempo che lo precedeva, di quello che sarebbe seguito e che verrà un giorno, e lo redime. E questa incarnazione è un'incarnazione che è ordinata non solo alla salvezza, ma al rinnovamento del mondo. I padri della Chiesa parlano normalmente di due venute, quella della carne con la nascita e quella del giudizio di Cristo nei confronti di tutta l'umanità. Lo fa anche San Bernardo di Chiaravalle. Però in un'ulteriore lettura, tutte e due sono riportate nell'ufficio di lettura della prima settimana del tempo di Avvento, introduce nel secondo testo una terza venuta, la venuta intermedia, la venuta nel cuore. E il Cristo viene nel cuore a rinnovarlo attraverso la conversione che passa però attraverso la croce. Non vi è conversione solo adorando l'incarnazione e attendendo il giudizio, nel mentre occorre un percorso di cambiamento. E questo si viene proprio riproposto da quanto potremo meglio vedere attraverso delle tavole particolari che ci accompagneranno alla comprensione della pericope dei discepoli di Emmaus. Autore di queste sette tavole meravigliose è Jean-Marie Pirot, noto a tutti come Arcabas. È morto solo 2 anni fa, scarsi. Quest'uomo ha voluto, attraverso simboli e colori rivestiti di cielo e di luce aurea, illustrare il cambiamento profondo che avviene nei discepoli di Emmaus grazie all'apparizione del risorto che fa nascere in loro la risposta alla parola. È sempre il termine della nascita, ma colui che appare è colui che è anche morto. È colui che poi i discepoli riconosceranno attraverso i segni delle stimmate. Per i discepoli di Emmaus non si tratta di verificare l'identità del Cristo risorto con il Cristo della passione e morte, constatando i segni delle piaghe, ma l'esperienza dell'incontro col risorto come
identico maestro che avevano conosciuto e seguito passa attraverso un riconoscimento interiore. È lì che avviene in loro la nascita e la venuta intermedia. Quindi il Natale e il giudizio fanno da corona al Natale che avviene nell'animo di ciascuno. Questo è il mistero cristiano profondo. Non si possono separare Natale, conversione e Pasqua, eventualmente poi anche il giudizio. È tutto unito all'interno del mistero delle scritture che Cristo spiega partendo da Mosè fino al momento della sua morte e risurrezione. Alla prima tavola abbiniamo quel versetto di Luca 24,15 che dice: Gesù si avvicinò e camminava con loro. Ecco il viandante armato di bastone. Un bastone che non serve per percuotere, ma per guidare e appoggiarsi. Alla sua destra, un discepolo si pone la mente al capo, ponendosi delle domande. È costernato. Esita quasi nel porre le questioni. L'altro è più agitato, porta la mano al cuore, più emotivo. Mente e cuore sono separate. Solo in Gesù possono trovare unità, e quasi questa sembra una trinità protetta dallo Spirito di Dio. I due discepoli erano incapaci di riconoscerlo come anche noi, nell'Eucarestia e come nei momenti della vita più difficili, spesso siamo incapaci di riconoscerne la presenza. E se andiamo al sacrificio dell'altare carichi di preoccupazioni e dolori, ci fermiamo con il volto triste. Questo volto triste non è rappresentato né nell'un discepolo né nell'altro, ma più nel volto di Gesù stesso, come se si immedesimasse nella nostra situazione, nella nostra condizione. Mentre il sacerdote celebra in persona Cristi, cominciamo a raccontare tutti i nostri argomenti umani, come fecero i discepoli, i quali, mentre Gesù spiegava loro le scritture, ancora erano pieni delle loro narrazioni, di quello che era accaduto. Solo tu sei così straniero da non sapere cosa sia accaduto qua, che il nostro maestro. Noi, nella nostra preoccupazione, non raccontiamo a Gesù cosa sia successo al nostro maestro, raccontiamo tutte le nostre preoccupazioni come se fossero il tutto della vita. Della vita nostra e della vita del mondo. A posto noi, a posto tutti. Questa è la condizione quasi universale. Ma anche lì, mentre il sacerdote celebra nell'Eucaristia, dobbiamo continuare a restare ancorati alle nostre preoccupazioni. Non sappiamo per la fede che quel momento in cui verrà spezzato il pane, il momento in cui allo spezzare del pane, egli scomparirà e ci accorgeremo che i nostri cuori ardevano nell'ascolto della sua parola? Non è possibile questo? Con sincerità, i due discepoli dicono anche a Gesù che erano stati maggiormente turbati quando poi alcune donne avevano raccontato di una visione di angeli, i quali affermavano che egli fosse risorto. Gli altri discepoli erano andati a vedere, a constatare e trovarono tutto come era stato detto. Ma lui non l'avevano visto. I due discepoli non hanno ancora una sicurezza e non sanno nemmeno se sperare, sono però colpiti. E in certi momenti del nostro modo di partecipare all'Eucaristia, noi siamo sgomenti, a un certo punto anche colpiti, ma ancora non sappiamo se sperare. Però i due discepoli ci danno un'indicazione. Essi insistettero, resta con noi. E nella fede nuda, anche chi crede di non credere più o di non credere ancora può dire al Signore, resta con me. Se invitiamo Gesù ad entrare, Gesù sarà presente. Per le mani del sacerdote spezzerà il pane. Lui ha promesso, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E nell'Eucaristia tutta la comunità è radunata. Tutta la comunità invita Gesù ad entrare.
Gesù certamente presente. Per le mani del sacerdote spezza il pane. E allora si tratta di prepararsi all'incontro con questo pane. Prepararsi nel pentimento, prepararsi meditando quelle parole che nel Vangelo svelano il mistero. Esse sono qui rappresentate da questa luce sfolgorante bianca che si rifrange in altri colori, a tinte più tenui, più forti. La luce entra gradualmente. E direi quasi anche gradevolmente, però ci sono delle parti più scure, cioè la rivelazione in questa fase storica di cammino in una valle definita valle di lacrime è graduale, non è subitanea. Quando poi fu a tavola con loro, prese il pane, pronunciò la preghiera di benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Il gesto sacerdotale. E davanti al gesto sacerdotale i due discepoli si interrogano, le bocche sono chiuse, ma gli occhi di entrambi parlano. Gli occhi di Gesù sono chini sul mistero della trasformazione del pane e del vino nel corpo e nel sangue. Un discepolo spalanca gli occhi, l'altro ascolta con occhi attenti. E si può intuire una fronte corrugata che cerca di comprendere ma ancora non riesce. Ma qua c'è un fatto oggettivo, c'è la luce che promana dal pane. E anche con noi Gesù si ferma a tavola all'altare, ma poi sparisce. E a volte sembra che sia sparito prima di apparire, non in sé, ma nel nostro modo di percepire e di partecipare all'Eucaristia. Gesù, come è apparso, è anche già scomparso. Ed essi, i discepoli, si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto, mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Il cuore risuona alle note delle parole della Bibbia. Le scritture. Un segno che resta inciso, che resta indelebile e risorge nel cuore quando meno ce lo si aspetta. Ma loro già nell'ascoltare sentivano che qualcosa accadeva, ma non riuscivano a capacitarsi. Nel momento in cui sono accorti che egli però è scomparso, ecco che il primo discepolo a destra, quello che aveva meditato con attenzione lo sguardo del compagno, si alza di scatto, sottolineato dalle ginocchia semipiegate e dalla sedia che cade. Lascia tutto. E qui la croce sullo sfondo, illuminata e illuminante. E da dove Gesù è uscito, la luce raggiunge tutte e due. Ecco qua il petto dove il cuore ardeva, dove il cuore arde adesso. E partono senza indugio. Fecero ritorno a Gerusalemme, il luogo dal quale Gesù aveva deciso di insegnare. Gerusalemme per lui è il luogo della croce, non dell'ascensione. È il luogo dell'ingresso pasquale, osannato da tutti e poi condannato da tutti. E vedete che queste stelle ci hanno accompagnato lungo il percorso di tavola in tavola e vengono proprio da qua, da questa finestra aperta verso Gerusalemme. Ecco perché
Dalla nascita Gesù guarda con i suoi occhi, possiamo immaginare noi nella nostra cultura azzurra, ma anche se così non erano, ma azzurri nel senso che rispecchiano il cielo, lo rivelano. E nel momento in cui i due discepoli sono partiti di scatto, anche la tavola è rimasta un po' in disordine, avevo qua il tovagliolo buttato a qualche modo, la tovaglia stropicciata, mal piegata, il piatto, le coppe, la forchetta, la Trinità rappresentata dal candelabro. E qui la luce che ha illuminato. Sono i segni del fatto che c'è stato un incontro che ha reso talmente pronti a seguire, a partire, da lasciare tutto senza più curarsi di niente. Perché ormai c'è una strada davanti al fedele che chiama, chiama senza esitazione, tutto il resto è secondario. In questo incontro c'è un repentino cambiamento di stato interiore, chiama fortemente a ricercare Gesù fino a voler annunciare quanto gli è inspiegabilmente accaduto, quanto è accaduto inspiegabilmente al fedele convertito da questa presenza dalla quale si è lasciato toccare.